Oh, eccoci ritornati con un nuovo video acquisti. Ragazzi, dall'ultimo video acquisti è passato un po' di tempo, ma tempo che è servito ad accumulare sempre di più, però in quantità minore. Comunque sia, gli acquisti vanno sempre man mano diminuendo, man mano che recupero materiale che poi andrò a inserire nella collezione. Quindi prima o poi smetterò del tutto la serie, chi lo sa. Per il momento che però dura, portiamola avanti. Iniziamo con degli acquisti di manga. Sì, perché io colleziono manga, se non lo sapete. Sono due numeri, uno di One Punch Man e uno di My Hero Academia, che oramai li sto portando avanti da quando sono usciti in Italia e quindi sono intenzionato oramai a finirli. Avrei acquistato anche la via del grembiule, ma non so dove l'ho insaccato, quindi non c'è. Eccolo qua, trovato poco fa. Molto carino, eh. Poi abbiamo ovviamente le carte di Regno Glaciale, che di cui ho fatto anche lo spacchettamento, perché sì, ho ripreso a fare gli spacchettamenti sul canale dopo essermi fermato per qualche tempo. Ho scelto Calyrex forma ghiaccio, perché è quello che ho scelto anche su scudo, quindi faceva pandan. Poi abbiamo un ritrovamento piuttosto anzianotto, Pokémon versione smeraldo da Game Boy Advance, la rivista ufficiale. Ovviamente c'era la guida completa a Pokémon Smeraldo, la parte inedita di Pokémon Smeraldo, ed era, diciamo, il continuo della guida uscita di Pokémon Rubino e Zaffiro, sempre da questa stessa rivista, che era un supplemento, un rimpiazzo per quel mese di Nintendo, la rivista ufficiale. Ci sarebbe anche la rivista di Rubino e Zaffiro, ma costa 130 € ed è in condizioni pietose, tutta segnata con la penna. L'unica che ho trovato, ovviamente, se poi qualcuno la vuole vendere, mi contatti che la compro molto volentieri, se è in condizioni decenti, però. Prima di tornare alle carte, abbiamo Pokémon versione rosso. Questo ovviamente l'ho preso da Frederick Store, perché Frederick ha messo in vendita diverse copie di Pokémon rosso e Pokémon blu, nuovi, mai aperti, e non potevo farmi scappare l'occasione. Volevo prendere anche Pokémon Blu, ma non avevo molta voglia di spenderci altri 1200 €. Alla fine il mio preferito è Pokémon Rosso, perché c'è Charizard. Ma vabbè, lo sapete, sono un Fexard, quindi ho preso quello con Charizard. Poi abbiamo un altro acquisto, un acquisto molto nostalgico per quanto riguarda le carte delle figurine Pokémon. Queste, vabbè, non c'è bisogno che io spieghi cosa siano, erano le figurine tipo quelle dei calciatori, quelle di qualsiasi altro anime che andava di moda su Italia 1 e ci facevano le figurine. Ovviamente queste qui sono figurine Pokémon, pagate anche non troppo, se andiamo a considerare che sono ancora in cellofanate con l'imballo originale. E vabbè, quegli anni Merlin, Tops, Wizard facevano soldi a palate con noi bambini ossessionati da Pokémon e qualsiasi altro brand di successo. Però sono contento di averlo recuperate. Avviandoci verso la fine e tornando un attimino alle carte, abbiamo deck divinità egizie, obelisco e slifer. Non c'è bisogno di presentazioni per Yu-Gi-Oh! Ci ho fatto anche l'unboxing sul canale, insomma. E per finire, acquisti interessanti, abbiamo un pacchetto della leggenda del drago bianco occhi blu italiano. Unlimited, ovviamente, prima edizione, non so neanche se esista ancora. Abbiamo la bustina Fossil aperta durante il box break di Federic, dove ho trovato quel famosissimo Zapdos. La mia bustina era l'ultima. Ora, quello che vi farò vedere, molti diranno: ah, che palle, sempre questi, tutti quanti fissati con quel set. Ma è più che altro sono per un senso di averli, non tanto perché sono loro, perché sono famosi, ok? I tre pacchetti del set base Pokémon. Sono i pacchetti del set base Pokémon spagnoli. Ora, fatemi spiegare un paio di cose. Set base non è il mio set preferito. I miei set preferiti sono quelli Neo, ok? Quindi Neo Destiny, Neo Genesis, Neo Revelation, Neo Discovery, Aquapolis, Sky Ridge, anche se un po' di meno, e Expedition, che io ci sbavo da tantissimo tempo. Però perché ho preso i pacchetti del set base in spagnolo? Beh, il set base è quello che ha dato il via a tutti e perché costano solo 250 €. Ok? E anche di meno se trovi il venditore un pochino meno attento ai prezzi. Però ragazzi, ovviamente sono unlimited e non sono shadowless. I pacchetti di carte shadowless sono usciti nel 98 in America
E un pacchetto solo vale anche tra i 3 e i 4.000 euro perché c'è questa cosa del fatto che non ha l'ombra e sono più rari, sono stati stampati pochissimi pezzi, eccetera, eccetera. Però spagnoli, appunto, dicevo, valgono solo 200-250 euro, male che va 300. Il mio era solo un capriccio perché, appunto, era Pokémon set base e avere ciò che ha dato il via a tutto, non per qualche altro motivo particolare. Comunque sì, ragazzi, questi erano tutti o quasi gli acquisti. Sì, mancano un paio di pezzi che però non ho idea di dove ho messo, ma non sono importanti ai fini della lore del canale, quindi mancherebbe giusto la Signature Edition di Alex Kidd in Miracle World, ma ci ho fatto l'unboxing, vi lascio qualche immagine qui del video, magari potete andarvelo a recuperare se avete voglia e tempo. Ragazzi, il video finisce qui. Come ho detto, gli acquisti arriveranno una tantum fino a che non avrò recuperato tutto quello che voglio recuperare. E niente, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo in un prossimo. Bye bye!